Sono Fabio Filippi, responsabile dell'area Waste e Fleet Management. Waste significa gestione dei rifiuti, rifiuti prevalentemente da attività aziendali, cioè rifiuti industriali, che vengono classificati in un certo modo. Questa classificazione segue una normativa che si differenzia in modo più complicato rispetto a quello che può essere il rifiuto urbano. Perché? Perché la normativa, inquadra questi rifiuti attraverso un codice europeo. Questi rifiuti devono essere registrati nel momento in cui nascono in un registro di carico e scarico, devono essere poi seguiti fino allo smaltimento finale. Qua ci troviamo in un deposito che è un sito di stoccaggio di rifiuti non pericolosi. All'interno del magazzino si trova invece lo stoccaggio di rifiuti pericolosi. Nel momento in cui si manda allo smaltimento il rifiuto, viene fatta la registrazione e viene fatto un documento di trasporto che viene chiamato in gergo FIR, il formulario di iscrizione rifiuti. Su questo formulario praticamente c'è il produttore, in questo caso Mondo Edina, il trasportatore, che può essere uno qualsiasi di quelli autorizzati che sono in appalto con noi, e il destinatario, che è lo smaltitore finale. Annualmente viene fatta una dichiarazione che si chiama MUD, un modello unico di dichiarazione, che riassume tutte le attività dell'anno precedente e va consegnato alla Camera di Commercio per dare evidenza di quello che è l'attività di gestione rifiuti della nostra società.